Vi racconto che il presidente D'Amico, quando era uscito dall'Accademia, a storia del teatro, raccontava, non so, di commedie importanti e di autori famosissimi, e ogni tanto diceva, perché c'è questo attore che adesso è ingiustamente dimenticato, che è un testo che non si fa più da diverso tempo, I parenti terribili di Cocteau, dove c'era una formidabile attrice, Andreina Pagnani, che Pandolfi fa la perfezione, tanto che qualche volta sono dovuto andare in Accademia per ricordare a questi ragazzi chi era la signora Pagnani. Adesso vi faccio ascoltare il tipo di recitazione che aveva la signora Pagnani. Mi ricordo poco le battute, ho dovuto ristudiare un po' tutto e il tempo stringeva, perciò ho fatto quello che ho potuto. Comunque, farò la signora Pagnani in un brano, diciamo così, a soggetto. Ha detto che veniva. Ma non è mica venuto. Ma io che lo aspettavo. Ma che aspetta a fare? Ma che cosa aspetta a fare? Eppure, io gliel'avevo detto. Giovanni, se questa storia deve continuare, è inutile continuarla. Perché è una pazzia, capisci che è una pazzia? E che non si può più andare avanti così, io non ne posso più, non ne posso proprio più, e devo prendere questa seria decisione, perché io voglio vivere la mia vita e la devo vivere, sono una donna ancora giovane, e per quale motivo non affrontare questa situazione? Giovanni, io non ti amo più. Ah, Giovanni, non t'amo più, punto e basta, abbi pazienza, questo così.